La legge 38 è una legge che bisogna diffondere perché parliamo della dignità del malato. Assolutamente sì, lei calcola che ha 6 anni di vita, se lei fa alzare la mano lì dentro ci sono 100 persone, solo 20 diranno che se la conoscono. L'Italia è un paese strano dove le leggi sanzionatorie, non andare a 130 in autostrada, le conosciamo tutte, mentre le leggi di progresso come questa non le conosce nessuno. Allora lei tenga conto, così tanto per farne un esempio, che questa legge nel 2011-2012 è stata presa dalle Nazioni Unite, io lavoro all'ONU, alle Nazioni, come legge modello per i paesi, per tutto il resto del mondo. E in Italia non la conosciamo. Ecco il motivo per cui siamo venuti qui. Siamo venuti a Crotone perché pensiamo è giusto finirla di andare a Milano, Roma, Napoli, Firenze, andiamo nella provincia italiana perché i pazienti ci sono anche nella provincia italiana e devono sapere quali sono i loro diritti. L'approccio del paziente a questo tipo di terapia, che approccio è? Ma sai, in Italia è uno strano paese dove se lei va a qualsiasi medico di famiglia o anche ortopedico, quello che va, la prima cosa che danno è un FANS, che sono diclofenac. Noi siamo i primi consumatori mondiali di FANS, 500 milioni di euro all'anno, gli oppioidi 130 milioni di euro. Lei capisce che c'è un'evidente discrepanza, nel resto del mondo è il contrario. Noi consumiamo pro capite 1,67 euro di oppioide contro i 10 della Germania e i 3 della Spagna. È un approccio culturale di informazione, queste manifestazioni sono esattamente le manifestazioni che servono per divulgare tutto ciò. Questa manifestazione l'ha voluta anche lei qui a Crotone? Questa l'ho voluta io personalmente a Crotone, proprio ho scelto io Crotone un po' perché vabbè, ho dei legami con la direttrice sanitaria che ha lavorato da noi, ma che sono stato qui tanti anni fa e mi sono reso conto che qui c'è bisogno di coinvolgere Crotone, ma tutta l'Italia dalla periferia, che sia insieme, perché l'articolo 32 della Costituzione c'è il diritto alla salute, vale per tutti, quello che abita a Crotone ma anche quello che abita a Milano.